Però facciamo un volo di immaginazione, facciamo un salto indietro con la fantasia. Immaginiamo come potevano essere viste queste vette, queste montagne dagli uomini che anticamente non avevano la possibilità di utilizzare una funivia e salire così in alto in quota e potevano ammirarle solo dal basso verso l'alto. Proprio in quegli anni sono nate delle leggende, leggende che incutevano anche un certo timore e che sono sopravvissute nei secoli. Il Monte Bianco veniva chiamato Mormodì, che ancora oggi è un nome legato a una di queste cime. Guardatela, la riconosciamo proprio alle mie spalle. Quella punta sembra davvero molto affilata e Mormodì vuol dire monte maledetto, per questo non è un caso, perché quella cima è pericolosa ed è sempre rimasta un mito da raggiungere. Sono molte le cime legate a una leggenda, in particolare però oggi vi voglio raccontare quella più famosa di tutte. Riguarda la vetta chiamata Dente del Gigante. La riconosciamo subito perché è quella là che arriva a 4.013 metri d'altezza. E in questo momento, con i nostri obiettivi, siamo riusciti a filmare degli scalatori che sono proprio lassù, quasi in cima, quasi sulla vetta. Ma qual è la leggenda? Beh, siamo nella prima metà del Cinquecento e dobbiamo ricordare dei romanzi francesi molto famosi. Protagonista di questo romanzo era un gigante, Gargantua. Si racconta che proprio questo gigante avesse scelto per essere sepolto queste montagne, però voleva che tutti i suoi pezzi fossero lasciati in luoghi diversi e quindi il dente del gigante dovrebbe essere proprio il dente di Gargantua. E quella roccia che vediamo sotto, la sua gengiva.